Sì, un saluto ai nostri telespettatori, partiamo proprio dal segno dell'Ariete, giornata importante questa, perché è una giornata di vigilia, diciamo, perché il Sole sta per uscire dalla bilancia, quindi per uscire dall'opposizione, un'opposizione che vi ha tolto un po' di energia. Infatti ultimamente molti Arieti, soprattutto negli ultimi due giorni, si sono sentiti un po' giù dal punto di vista proprio fisico, anche nervoso, piuttosto stressati, e questa Luna in effetti tende ad aumentare ancora di più lo stress, perché una luna all'ultimo quarto nel segno del cancro mette in evidenza i problemi che ci sono in questo momento tra le pareti domestiche, problemi a cui dovrete trovare però una soluzione, non potete più rimandare. Questo aumenta ancora di più la fatica, aumenta anche questo bisogno che voi sentite, no, di evasione, di staccare la spina e dedicarvi a qualcosa di piacevole. Lo potrete fare magari nei prossimi giorni, quando ci sarà una luna bellissima nel segno del Leone, devo dire anche nel corso della serata, perché in serata questa luna passa proprio in quel segno dello zodiaco, e quindi il sabato sera potrebbe essere per voi anche molto piacevole, ma prima ci saranno una serie di imprevisti e di problemi da affrontare, ripeto, soprattutto in casa, in famiglia. Andiamo al segno del Toro.